Io mezz'ora prima di questa prima scossa ho avuto una bellissima notizia, infatti io non è che mi ricordo tanto bene il terremoto perché è nato praticamente Edoardo Andrea, il mio secondo nipotino che è purtroppo, lo dico sempre ai suoi genitori, la mia fotocopia, rosso quando avevi i capelli e tutto. Perciò insomma dopo mezz'ora ho sentito questa scossa e però sinceramente pensavo a lui, non pensavo a questa scossa. Ho fatto una cosa che mi sono buttato giù dal primo piano dove abito col cane, ho preso anche una botta attorno all'albero perché non avevo calcolato il cane, cioè mi sono lanciato giù a pazienza. Niente, nelle seguenti scosse io lavoravo in una ditta dove ora non lavoro più. Purtroppo ero a direi sui 6 metri d'altezza e stavo praticamente sistemando delle verghe in ferro dove io ero sopra queste verghe in ferro e praticamente si è mosso il mondo. Io sono dovuto rimanere lì appoggiandomi addirittura al tetto perché ero sopra il tetto e ho aspettato che finisse la scossa. Praticamente un'ora e mezza dopo era il caos totale, sembrava veramente un film, elicotteri che giravano su Miranda, la cosa che non avrei mai pensato di vedere questa mia città, ecco. Sono contento perché ci stiamo rialzando con calma, ma ci stiamo rialzando. Noi abbiamo dei tempi in Emilia che vogliamo tutto e subito. E il problema è questo, e noi siamo così, siamo attivi, non siamo mai fermi, quindi questo probabilmente è il nostro punto a favore. Farò questo giro in bicicletta. Ne ho fatto uno l'anno scorso, da Palermo a Trieste, per sensibilizzare insomma il mondo dei ragazzi con handicap. E niente, questo giro praticamente avevo già deciso il 25, penso che fosse stato il 25 d'aprile quando c'è stata la scossa in Nepal. Io ero esattamente tra le Marche e l'Emilia. Quel giorno lì ho fatto, mi ricordo ancora, ho fatto 185 km. Avevo nervoso, avevo tutto perché sapevo cosa stavano provando e il mio pensiero era verso di loro. Fortunatamente avevo il vento a favore e ho spinto tantissimo quella giornata lì e mi sono detto, e come ho scritto sul mio profilo Facebook, ho detto che prima o poi avrei fatto qualcosa per il popolo del Nepal, però sono contento e sono pieno di me stesso per quello che sarà l'obiettivo finale, ovvero dare un sorriso, una speranza a questi bimbi che capisco come si trovano in questo momento, avendo visto sulla prima pelle i bimbi qua da noi. E andrò, consiste nell'andare a toccare, comunque a sfiorare e a calpestare, nel ringraziare le regioni che ci hanno dato la mano per il terremoto qui al nord, che sono, ovviamente parto dall'Emilia andrò in Veneto, Friuli, poi passerò sopra al Veneto ancora, dal Veneto il Trentino, poi il Trentino andrò verso la Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, poi ritornerò giù, Piemonte, Liguria, Toscana e infine Emilia, che sono effettivamente 20.000 metri di dislivello con 2.000 chilometri di percorrenza. Partirò il 30 di aprile dalla sede della Croce Blu di Mirandola perché ci sarà l'inaugurazione, cogliamo l'occasione per inaugurare la nuova sede. Da quando ho cavalcato diciamo la bicicletta, diciamo che è un modo di viaggiare che scandisce una danza lenta, sia per gustarsi il paesaggio, il viaggio, comunque il tempo, perché è fatica in certi momenti, ma in tanti altri momenti è pienezza di se stessi. Questo viaggio qui consiste nel raccimolare più fondi per e donare a questo asilo orfanotrofio che c'è a Lulitpur, a sud di Kathmandu. È stato indirizzato questa cosa tramite l'ANPAS e questi scienziati. Allora, niente, praticamente tutte le donazioni verranno fatte per questo orfanotrofio che praticamente viene ricostruito con cose sismiche proprio, antisismiche scusate, dove ci sono anche geologi italiani che stanno informando
tecnici nepalesi per ricostruire questo orfanotrofio, in più con annessa palestra. Cercheremo di fare anche una palestra per questi bimbi che ne avranno veramente bisogno. Quindi insomma si cercherà di informare per la ricostruzione con criteri antisismici. Ovviamente io mi scaldo, sicuramente andrò in ebollizione, però insomma spero di scaldare i vostri cuori e che alla fine di questo viaggio, non so, fra 5-6 mesi, un anno, vorrò andare a vedere di persona, sicuramente in Nepal, andare a vedere sul posto quello che insomma si andrà a fare, ecco, perciò insomma chiuderò il giro. Sicuramente lo faccio per i bimbi perché ci sono dei bimbi al mondo che soffrono. I miei viaggi che ho fatto ho visto tanta sofferenza e soprattutto penso il 90% lo faccio per loro, il 10% per me.